Dunque, buongiorno e benvenuti nella sede del Comitato Elettorale. Eccoci qua, di nuovo insieme. Non c'è bisogno, credo, di presentazioni, vi conoscete bene. Questo è un primo incontro su un punto, soprattutto ed in particolare su un punto, ma che è molto urgente, urgentissimo. Napoli e il recovery plan. È un punto vitale per il quale non abbiamo un solo giorno da perdere. È come una corsa contro il tempo. È un punto di programma strategico, ma è anche un punto di straordinario impegno politico, straordinario, fuori dal solito andamento delle vicende politiche, fuori da ogni tram-tram. È il punto di questa fase particolare di vita del paese e di questa fase anche del governo nazionale. Tutto il paese, tutta l'Italia, il Mezzogiorno e Napoli hanno davanti a sé un'opportunità straordinaria. Entro il prossimo 30 aprile, il governo Draghi dovrà approvare il testo definitivo delle comunità, ovvero il piano nazionale di ripresa e resilienza, finanziato per oltre 200 miliardi di euro dall'iniziativa europea Next Generation. Il recovery è l'ultima grande occasione di rilancio e di ripresa che abbiamo a disposizione. Attraverso una pianificazione di investimenti pubblici da realizzare entro il 2026. Dunque, subito dopo la crisi provocata dalla pandemia e dopo la lunga crisi 2008-2018, come se si dovesse uscire da una guerra, da una terza guerra mondiale, tra lunga crisi internazionale e crisi dovuta alla pandemia. Dunque, il paese, soprattutto per il sud, la partita è decisiva, anche perché una parte consistente delle risorse assegnate all'Italia deve necessariamente essere allocata nelle regioni dell'Italia. Lo impongono le linee guida europee, che stabiliscono in modo chiaro che i piani di ogni Stato membro devono riuscire a ridurre le diseguaglianze territoriali. Dico perché? E in Italia la prima grande diseguaglianza territoriale è il nostro Mezzogiorno. Per questo l'occasione è da spiegare. E anzi, a livello europeo poi si controllerà che capitolo per capitolo, missione per missione, ci siano obiettivi capaci di ridurre i divari in modo serio, altrimenti si rischia di non poter utilizzare una parte di queste importanti risorse. Vorrei aggiungere, perché se ne parla poco, purtroppo,
è il tema di oggi, è il tema da qui al 30.000. A queste risorse si aggiungono i fondi europei già assegnati alle regioni meridionali dall'agenda 2021-2027 e si aggiungono le somme del Fondo di Sviluppo e Coesione. Sono altri 100 miliardi che si aggiungono ai 200 miliardi del recovery. E bisogna controllare bene che si rispetti il principio di aggiuntività. E dunque è molto importante controllare che tutte queste risorse siano effettivamente aggiuntive alle ordinarie risorse pubbliche che devono riguardare nel bilancio nazionale. Mi ha molto colpito, devo dire positivamente, che il Presidente Draghi abbia sottolineato un dato di enorme interesse e attualità. E cioè, Draghi ha detto nei giorni scorsi che tra il 2008 e il 2018 la spesa pubblica nazionale per investimenti è più che dimezzata. È passata da 21 miliardi a poco più di 10 miliardi. È stato il Presidente del Consiglio a sottolineare. Questo io penso che sia davvero importante. Perché spesso succede questo? Perché le risorse europee diventano sostitutive invece che aggiuntive delle risorse. Quindi ricapitoliamo: 200 miliardi recovery plan, altri 100 miliardi di ulteriori fondi europei, sono 300 miliardi, di cui una buona parte deve andare al sud, e queste risorse non devono sostituire una ripresa più forte degli investimenti pubblici nazionali verso il sud, rompendo questa brutta catena per cui si è passati negli ultimi 10-12 anni da 21 miliardi a poco più di 10 miliardi. È evidente che è un momento senza precedenti. Abbiamo mai avuto un momento. Per il paese e per il mezzogiorno. E su questo dovrebbe esserci l'attenzione di tutti. Più che su qualunque altra questione. Su questo devono impegnarsi, scervellarsi, i rappresentanti delle istituzioni, i candidati, chi pensa a candidarsi, perché è su questo che dobbiamo riuscire a concentrare tutti i nostri sforzi. D'altra parte, le priorità che ha indicato il governo Draghi sono interessanti e tutte queste priorità devono avere una loro applicazione fondamentale nel mezzogiorno, cioè le due transizioni gemelle, la transizione digitale e la transizione verde, e la produzione di energie da fonti rinnovabili, la lotta all'inquinamento, la digitalizzazione, la banda larga, su cui anch'io mi permetto di insistere molto, è la nostra frontiera tra le più importanti. Digitalizzare il mezzogiorno oltre che il paese, e fare in modo che tutte le priorità del governo Draghi abbiano nel mezzogiorno un importante punto di riferimento. Quelle che ho indicato, le altre, la cultura, il turismo, l'economia circolare, e io uso questo termine
e lo uso in particolare per Napoli, il grande obiettivo della sicurezza sociale. Sicurezza sociale, che è parte fondamentale della sicurezza urbana, che è fatta di ordine pubblico, ma deve esserci anche prevenzione, scuola a tempo pieno, coesione, sicurezza sociale come risorsa fondamentale per il futuro. Che cosa significa poi questo in particolare per Napoli? E per Napoli mi permetto di sottolineare. Per Napoli io parlo di città e di città metropolitana. Dobbiamo tutti abituarci. Napoli è la città di Napoli, è la città metropolitana, più di 3 milioni di abitanti. Anche in questo caso la novità rispetto al passato è evidente. Dobbiamo ragionare in altro modo. Ripensare il comune e Palazzo San Giacomo. Ripensare il comune dentro la città metropolitana e alla luce di più poteri e funzioni da dare alle municipalità dentro la città. Ripensare il comune. Un'altra cosa rispetto a in primo luogo per il rilievo che dobbiamo dare alla città metropolitana. Per noi è importante perché, come vediamo tutti i giorni, la città è dissestata in tante stagioni, nelle strade, nel verde pubblico, nel bilancio, perché il bilancio è di fatto dissestato. Grande la sofferenza sociale e civile e troppo scarsa è l'attenzione per la vita quotidiana, per le buche, gli alberi, i tempi di frequenza di un bus, la vita quotidiana delle persone. E questo l'appuntamento del 30 aprile è un appuntamento per tanti aspetti decisivi. Entro la stessa data il Comune di Napoli è proprio bilancio. Sappiamo come è messo. E dunque le risorse del recovery, le risorse europee per investire sono fondamentali per il futuro della città. Serve dunque, siamo agli inizi di aprile, è meno di un mese. Serve dunque una mobilitazione straordinaria. Per questo ho voluto avere questo primo incontro. Una mobilitazione straordinaria da parte di tutte le forze politiche e istituzionali. Questo sta avvenendo in altre parti d'Italia, dove maggioranza e opposizione, governi regionali e comunali, sindaci e parlamentari lavorano assieme per fare il sistema e ottenere il massimo di risorse. Noi a Napoli dobbiamo fare il sistema, essere uniti per ottenere il massimo di risorse che servono alla nostra città, alla città metropolitana, alla Campania e al Mezzogiorno. Ed è su questo che da qui al 30 aprile occorre confrontarsi, non soltanto sul terreno della polemica politica sola. D'altra parte abbiamo visto in queste settimane ambienti autorevoli, la Svimez, economisti, personalità del mondo accademico. Abbiamo visto che le idee ci sono, idee importanti da trasformare però entro il 30 aprile in progetti concreti e presentabili e approvabili poi nella dimensione europea. E il bisogno di collaborazione. E vorrei dire, perfino più di altre volte,
per me collaborazione è la parola più importante e determinante per questa situazione. E allora il mio vuole essere anche di coloro un appello alla responsabilità e alla collaborazione di tutti, per consentire alla città di poter fare i passi in avanti che sono indispensabili. Presenteremo ancora altri appuntamenti attraverso dialoghi in rete, approfondimenti su altri capitoli importanti per il recovery, assieme ad alcuni sui quali già ho detto il rapporto anche alle scelte nazionali, che possono riguardare in modo molto forte la digitalizzazione del comune, delle municipalità e di tutti i comuni della città metropolitana. Chiunque ha a che fare con la pubblica amministrazione, ed in particolare con la pubblica amministrazione per un certificato, sa quanto sia importante questo rinnovamento, questa piccola grande rivoluzione digitale. E sa che se non lo facciamo ora, il treno poi difficilmente potremo prendere. Digitalizzazione del comune, delle municipalità, di tutti i comuni della città metropolitana, della pubblica amministrazione, manutenzione ordinaria e straordinaria e riqualificazione urbana di strade, quartieri, immobili, riprendendo, rinnovando e rilanciando il progetto Sirena e dialogando con forze imprenditoriali e sindacali. Si può dare in questo modo lavoro anche a tante età. Uso il termine anche per altri progetti di riforestazione urbana, come in tanta parte d'Italia, in tanti paesi europei si sottolinea, cioè riqualificazione dei nostri parchi, ma anche riforestazione di grandi aree dismesse per fare respirare la città. È una delle scelte fondamentali che a livello europeo si fanno anche il recovery e molto altro. Municipalità, comune, città metropolitana, questa diversa visione deve consentirci di affrontare in modo più giusto anche il grandissimo tema delle periferie della città, ma sono cerniera tra città e città metropolitana, cerniera e dunque tutto il bisogno di avere investimenti, attenzione verso aree fondamentali della nostra realtà. Ecco, io spero che nelle prossime settimane di tutto questo e di altri campi si possa discutere di essere forze politiche, candidati attuali, candidati che vi auguro verranno, candidati già in campo e candidati virtuali, che si possa discuterne nel modo giusto. Sarebbe un segnale importante, un segnale di coesione. Poi, in campagna elettorale, come è giusto e indispensabile che sia, ci divideremo. Ma per i temi della città oggi dobbiamo dare un segnale di unità. Per il bene della democrazia ci confronteremo e divideremo in campagna elettorale, ma per il bene della città ora e prima di
la campagna elettorale si accenda, e quando ci saranno tutti i candidati, allora è importante un segnale di unità, e questo è l'appello e il messaggio di quella. Grazie. Magari cortesemente, sempre per questioni di Covid. Io vorrei fare domanda, sì. Una volta e facciamo la domanda. Allora, prego, se ci vuole. Sì, no. No, perché mi serve. Perché non ci serve. Dovrebbe essere anche sempre così, anche, anche per rispettare le regole. Allora, una volta domande. Una prima riguarda le priorità. Per lei le risorse credo sia scritto, no, forse si può togliere la maschera, dai, forse lo puoi abbassare un attimo, credo. Se vuoi, no, se vuoi, però se vuoi, allora parla, allora dici un attimo nel rispetto delle regole per consentire a Simone di abbassarsi la mascherina. Scusate, sì, una salvezza? Bravo, okay, bravo. No, aspetta, Luigi. Aspettate, sono un po' di pazienza, ma non dobbiamo stare. Anche io ho questa curiosità. Però voglio chiedere, no, non posso dire di grado, ti chiedo scusa, bisogna dare e magari mi suggerivano se posso pure sulla romana semplifichiamo, ci abbiamo detto che oggi sono sulla romana, se pure sulla romana, visto che il commissario non può pensare la detenzione di Lezze rispetto a questa cosa, una cosa un po' più politica, è una campagna elettorale che si qui per cominciare la garantisce un po' da tutto, perché c'è stato come stato il comportamento della data, un po' che hanno un po' tutti. E quello che mi viene in questo qua è che ci sono poche aggregazioni che arrivano in banco più o meno sui conti. Ecco, il primo punto, questa formata che ci sarà dopo, può essere considerato un po' come le primarie di tutti i candidati, soprattutto quello che riguarda il centrodestra, sembrerebbe che possa esserci più forza. E poi, se così, secondo tutto, come ci dovrebbe comportare per questa parte politica, quello che c'è. Quello nel secondo punto, chi approverà il secondo punto, nel centro di vista come ci fanno il proprio esperimento politico. Non ci stanno neanche i candidati. E c'è la sede, no? Ma comprendo. Grazie. Sì, è evidente che per Bagnoli è giusto ipotizzare una parte delle nuove risorse in aggiunta alle risorse che sono già disponibili, così come per la parte orientale della città. E per quello che riguarda la colmata, c'è una legge
attuare la legge si rispetta da parte di tutti. Da parte delle istituzioni e delle forze politiche, finché la legge c'è e c'è e viene confermata dalle principali autorità nazionali, regionali e comunali. Candidati virtuali, candidati virtuali nel senso candidati virtuali nel senso dei candidati di cui si parla pubblicamente. E si parla pubblicamente da te. Ruano qui diceva questa campagna elettorale è cominciata in largo anticipo. In realtà questa campagna elettorale è cominciata in grande ritardo, mi permetto di dire. Perché la data del voto era marzo. Aggiungo, come fatto di fronte, senza nessuna polemica, aggiungo, che nei giorni scorsi si è votato in Israele, in Olanda, in due lande della Germania, agli inizi di maggio si voterà nella regione di Madrid. Noi voteremo tra il 15 settembre e il 15 ottobre. Ma chi, come me, si è candidato all'incirca un mese e mezzo fa, prima che ci fosse una decisione di rinvio delle elezioni, si è candidato in Italia, quindi mi dice, immaginiamo quelli che non sono per qualche cosa. E io sono candidato soprattutto sotto la spinta di tanti che anzi è l'ora di ma che cosa si aspetta e voi che cosa aspettate ancora? E naturalmente io mi presento come sono, cioè una persona da sempre di sinistra. Una persona che dal primo giorno in cui è stata eletta sindaco, da allora si considera soprattutto un uomo delle istituzioni. E la persona da sempre di sinistra e soprattutto da uomo delle istituzioni, ho cercato e cerco di ascoltare le spinte di tanti cittadini. E queste spinte mi sono venute dai cittadini di centro-sinistra, da cittadini di centrodestra e cosa per me particolarmente importante. Amico giornalista sa, sono fissato su questo, la persona che mi hanno detto da 10, da 15, da 20 anni non vado più a votare. Se lei si candida io torno a votare. Per Napoli. Altri poi mi hanno detto io poi voterò per la destra quando si vota per il Parlamento. Questo legittimamente. Altri poi vedrò se torno alle urne per il Parlamento. Ma ora, per Napoli e per come è messa Napoli, io torno al voto dopo tanto. E io infatti, se mi sono candidato, naturalmente mi sono candidato per combattere e cercare di vincere. Ho sempre vinto quando mi sono candidato. Due volte al comune e due volte alla regione. Se mi sono candidato è soprattutto perché penso che sarebbe molto importante per me e poi al di là di me sarebbe molto importante per la democrazia napoletana se noi riusciamo a spostare dal grande partito dell'astensionismo che è nato il partito nettamente più grande, forze, donne e uomini. Lo sforzo che io cerco di fare e mi presento in modo politico e civico.
in modo politico. E che cosa sono? Sono un uomo politico da ragazzi. Un politico, che la politica è fatta di partiti, è fatta di associazioni, di comitati, di gruppi di persone, e nel mio caso, di un fondatore, del Partito Democratico, che si presenta oggi in maniera politica e soprattutto civica. Politica e civica. E metto l'accento sull'aspetto civico per Napoli, perché Napoli deve venire prima e sopra ogni interesse di Napoli. Domande, parlato del bilancio che praticamente è dissestato, è necessario secondo lei? Se ne parla molto di una legge speciale per Napoli e per i comuni che sono in un dissesto come il nostro, l'altra invece è in comunità che tocca il tema del rinvio. Secondo Giulia, il tema del rinvio delle elezioni, se secondo lei ha penalizzato nel senso di candidato unità che garantisce rispetto ai conti, e se secondo lei dietro questa scelta ci sono gli interessi solo pandemici, o c'è la difficoltà dei partiti in questo momento della città che ha portato anche a questa città? Io, come è noto, sono rispettoso delle istituzioni. E quindi è evidente che il rinvio delle elezioni è stato fatto tenendo conto della situazione sanitaria e pandemica del paese. E sulla stampa che avevo letto, non poteva essere smentito, che qualcuno si augurava che il rinvio desse la possibilità di scomparvi. Non sono stato io a sollevare il problema. Io ho risposto, credo, in maniera giusta, che io corro e salvo a tutte le attese. Salvo in montagna, e corro i 100 metri, un chilometro, ho fatto più mezzi maratoni e mi sono preso anche il servizio di fare la maratona di 42 chilometri e il resto. E ancora oggi, un giorno corro e un giorno cammino, faccio lungo cammino. Corro in posti diversi, a seconda che la zona sia rossa, arancione, gialla, cerco di non andare in posti correndo che mi credo proprio una sofferenza, quando vedo proprio cosa è successo, come via Lorenzo, come al Vigliano, dolori che cerco di evitarmi quanto più è possibile. Quindi, si è rinviato. Eccomi qua. Si è rinviato, da dopo Pasqua incominciamo un ciclo di incontri in rete. Bassolino online, incontri in rete, fino al 30 aprile, come abbiamo incominciato a fare oggi, su altri punti fondamentali del recovery, e poi via via tanti aspetti che attengono alla vita della città. E poi, poiché per me questo è molto importante, appena non saremo nella zona giusta, agli incontri in rete e online si accompagnerà. Già lo faccio camminando e correndo, ma si accompagnerà la campagna elettorale anche fisica. Che poi per me la politica è molto anche questo. È il rapporto fisico, vorrei dire il rapporto umano. Parlarsi con le persone, guardarsi negli occhi, saper ascoltare persone di tutti gli ambienti sociali, le persone che hanno idee da dire e persone che hanno sofferto.
sindaco è quello, se no che cosa succede? Un sindaco lo è nel bene e nel male. Un sindaco partecipa ai momenti di gioia, partecipa ai momenti di dolore. È il rappresentante della città. Questo cercherò di fare. C'era un'altra domanda su questo, scusa. No, era solo. Ho detto. Come sta sì, la legge speciale. Come? La legge speciale. La legge speciale. Ah, la legge speciale. Sì, io reputo molto difficile una legge speciale per Napoli. Per Napoli. Penso che invece sia giusta e possibile una legge nazionale per i comuni in difficoltà. E anzi, Napoli deve saper parlare con gli altri comuni in difficoltà. Non dobbiamo stare chiusi dentro noi stessi, legge speciale per Napoli, ma una legge nazionale giusta che consenta ai comuni che stanno in difficoltà, altri comuni grandi come Napoli, penso a Torino, ma anche comuni medi e piccoli di poter affrontare meglio. Man mano che usciremo dalla pandemia, le sofferenze che ci sono e ribadiamo, basti girare per rendersi conto di quello che è successo in questo anno e qualche mese. Basta andare fuori le mezze di poco, fuori il Monte dei Beni, basti andare in quartieri inimmaginabili per capire. Interi settori della città e delle sue città si sono d'improvviso impoveriti, non erano abituati per la prima volta, che voglio dire perché cercando qualcuno a sud facemmo un anno fa una bellissima iniziativa. Io penso che una parte di queste importanti risorse europee debba andare anche a prendersi cura delle sofferenze psichiche. Che sono enormi. Noi non abbiamo idea del dolore, delle sofferenze psichiche che ci sono in tante persone, in tante famiglie. È uno dei grandi effetti della pandemia. Noi dobbiamo dire gli occhi aperti, sapere quello che è successo e che ci accompagnerà per un periodo lungo. Per questo io parlo molto e soprattutto di coesione e sicurezza sociale, coesione, sicurezza sociale e civile, è la cosa più importante. Una città è una città se è più coesa dentro se stessa e se sa guardare le parti più deboli. Perfetto. Sindaco, posso dire due livelli velocemente. Il primo, quello del partito e della sua incastonia. Le ha detto solo di sinistra, perché soprattutto non vuole distruzione. La domanda è, rispetto alla primitissima contestazione, cioè tu posso dire di tanti di fatto contro una possibile alleanza di 5-6-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 
detto che di anni era anche importante l'originalità, ma quello che si metteva a salire è stato tutta la mia come era la mia su Bagnoli, libero, un permetto di chiedere, ma non è imbarazzante prima magari di Bagnoli per me si sentano perché come anche se non c'è altro per la loro su Bagnoli hanno famiglia, quanti motivi di Bagnoli hanno famiglia. Sì, Bagnoli è un punto critico, uno dei punti più critici di una lunga vicenda e di una lunga esperienza. È uno dei punti più critici da diverso tempo, da diversi anni, per comune, regione e governo nazionale in diverse fasi, e nessuno può sottrarsi.
e Schiattarelli resta la riflessione su Bagnolo, anche se vogliamo poter sapere utilizzare nuove risorse delle nuove in aggiunta a quelle che ci stanno già, sbloccando quelle che ci sono e potendo bisogna con stile saper stare dentro una riflessione critica su Bagnoli alla quale nessuno si può sottrarre. La candidatura io non voglio far polemiche in nessun modo oggi, credo che sia chiaro, no? Dal punto di vista finanziario è un appello alla responsabilità. Io aggiungo anche che noi non dobbiamo nominare a ottobre un curatore fallimentare della città. Che c'è il rischio in questo. Ma dobbiamo eleggere il sindaco del recovery come nel 93, andando alle elezioni, dovevamo eleggere il sindaco del G8, dando una situazione drammatica, ma c'era un'opportunità. Così ora, l'hanno messa molto male. Molto male, basta girare quella città, si dipende nessuno. Anche molte persone che hanno creduto in questi anni. Oggi avvertono tanti problemi. Io anche su questo, come vedete, mantengo finisco. Ma aggiungo, dobbiamo nominare il sindaco delle cose, e dobbiamo nominare un sindaco che sappia essere il sindaco di questa straordinaria opportunità, che è l'unica che può consentirci di fronteggiare in una situazione altrimenti drammatica. Tanto che persona, anche caro. Pazzo, no, una vita di pazzia e di follia, guardando come messa l'acqua, con un comune di fatto in dissesto, ma non dichiarato formalmente, praticamente in dissesto, drammaticamente in dissesto, con un apparato del comune in gran parte svuotato. Tutti quanti a top e lì dentro lì che mancano tanti ingegneri, tanti tecnici, tante competenze. Io penso di sapere quello che aspetta chi andrà a Palazzo San Giacomo. Penso di sapere. Penso di sapere quanto sarà duro, durissimo. Più duro della campagna elettorale. La campagna elettorale di prego. Decidono i cittadini napoletani. Decidono loro a Napoli. Non si decide fuori da Napoli. Napoli è Napoli. Deve saper collaborare con tutti e deve essere rispettata da tutti. E ai cittadini bisogna chiedere di fare la loro parte, di partecipare a questa ripresa della città, di partecipare a rilanciare Napoli, a risollevare la città, questo è il grande problema. Ci vorranno anni e anni, eh? Io penso, spero di poter fare un tratto, avendo a fianco a me competenze, persone appassionate, soprattutto persone giovani, e poi queste persone giovani dovranno continuare anche oltre i mesi di lavoro. Bisogna pensare ad un periodo lungo per Napoli, con la città bellissima. E con lo spirito giusto, con lo spirito di unire, troppo
troppe le divisioni ci sono state, troppe, troppe. Strada Maestra è la collaborazione, l'unità, il saper ascoltare. Penso di fare dunque. Io penso di dare una mano, candidato, a tutte le forze di sinistra e di centro-sinistra che vogliono bene andare, che vogliono avere un ruolo nella nascita della città. Penso, dando, impegnandomi in questa battaglia e dando una mano alla città, di dare una mano anche a forze che in più di una occasione si sono suicidate. E io invece guardo avanti, guardo avanti, tanto in questi giorni proprio ci sarebbero, ci ricordiamo 5 anni fa, lascio alle spalle, guardo avanti, voglio mobilitare tutte le forze, spero via via che si possa creare l'aggregazione più ampia. Sono uno dei fondatori, anzi un pre-fondatore, ma si vota a Napoli e sono soprattutto un uomo delle istituzioni, che è una persona da sempre di sinistra, ma che si candida perché vuole bene la sua città. E per me Napoli in questo momento viene prima e sopra ogni appartenenza e interesse di parte e di parte. E le mie porte sono aperte a tutti quelli che vogliono andare a fare. Allora, una prima domanda su Bagnoli ancora. Cioè, l'idea per Bagnoli concretamente qual è? Perché in passato sono anche delle due diverse pezzi del Cina, una piena su Bagnoli, e cosa si potrà essere ora fare? La seconda cosa, se, qual è il progetto simbolo che identifica questa fuoriga del capolito? E poi probabilmente per questi dati lei avrà un pubblico ministero, dove 19 processi, 19 istituzioni ministeri diversi, come avversario politico, pubblico ministero. E le chiedo, questa presentazione le fate, soprattutto se non le provoca da cittadino un certo risalto il fatto che tra i candidati virtuali ci sia un pubblico ministero in Italia. Grazie. Su Bagnoli si tratta di portare avanti il piano e l'elaborato e approvato da più istituzioni. Quello che io penso sia giusto è che è indispensabile riprendere una strada della collaborazione tra tutte le istituzioni, con quello spirito di riflessione che abbiamo detto, e le nuove risorse aggiuntive che ci possono essere, dando la possibilità anche di un rilancio dell'area e, che mi permetto di insistere molto, e lo farò nelle settimane prossime, su Napoli città metropolitana. In quel caso dentro la grande area fiscale, la città metropolitana è dalla costa Megrea fino a Castellammare Sole, è il nord di Napoli, e il tema del mare, della risorsa mare, e aggiungo, e del porto di Napoli, sono carte di città. Il recupero delle risorse mare e la valorizzazione del sistema portuale, del porto di Napoli, del sistema di porto di Napoli, recuperando anche tanti che abbiamo avuto in questi anni. Voi sapete che io, per quello che riguarda le vicende giudiziarie,
non avete mai sentito e anche oggi non sentirete mai nessuna parola. Anzi, per me è stato un motivo di dolore che non sia stato, che non siano state dette da molti dirigenti le due frasi che secondo me bisognava dire. La prima è la fiducia nella giustizia, frase che io ho sempre detto anche nei momenti più duri e terribili. Quando solo io so quello che ho passato. E però se io mi posso ricordare a sindaco di Napoli, è perché ho potuto sperimentare che anche nei momenti per me più terribili, tanti cittadini sapevano. Anche quando furoreggiavano campagne sconcertanti, mediatiche, che si aggiungevano alle ingiuste accuse giudiziarie. Io nell'uno e nell'altro caso ho mantenuto sempre un atteggiamento disperato. Se oggi posso camminare da solo, fare tanti conti, perché ho visto che anche anni fa, e nei momenti più difficili, si manteneva un contatto, una consapevolezza. Per questo io penso che debbano essere discussi con serietà e rapporti. Ma anche per una ragione di stile, mi si consentirà di dire che non mi conosco. Io aspetto di vedere gli altri candidati, mi auguro che ci siano presto altri candidati e io mi muoverò in campagna elettorale con lo stile che mi conoscete. L'unica cosa che dico e parlo il mio augurio è che ci possono essere candidati, adesso lasciamo stare i nomi che sono circolati, parlo più in generale, ci possono essere tanti e tanti no. Il mio augurio è che ci siano quanto più è possibile candidati forti, che possono parlare alla città. Perché noi non dobbiamo avere paura di candidati forti, noi dobbiamo avere paura dell'alleanza dei mediocri. Quello è il problema. Se invece ci sono candidati forti che sanno fronteggiarsi, sanno organizzare in modo giusto e dopo la battaglia sanno anche collaborare assieme, chi ha vinto e chi ha perso, maggioranza e opposizione, il mio spirito, e con questo spirito che ho voluto la campagna elettorale, e con questo spirito che in questa sede, rispetto che le regole zona rossa, zona arancione, zona gialla, faremo tanti incontri virtuali e importanti che vuole dare a Bagnoli, a Conducelli.
sarà una vera opposizione. Magari una volta non la faceva un partito, che ora la fa, ma poi ora la faceva prima. E il Consiglio Comunale da funziona in questo modo, senza una maggioranza e senza una vera opposizione. E dunque è evidente che bisogna cambiare rispetto a questa esperienza. Bisogna guardare oltre e bisogna guardare avanti, nel modo giusto, con lo stile giusto, ma a Napoli, lo dico in questo modo, serve una svolta. Serve una svolta e il recovery plan dà questa opportunità, dà questa occasione. Dunque, bisogna costruire questa svolta su tante linee diverse da quelle di questo. Per me, la più diversa e la più importante di tutte è la collaborazione fra tutte le istituzioni. Tra tutte, comune, regione, governo nazionale. E a volte. Tutti devono collaborare una volta di più. Che sei sicuro? Sindaco del sindaco. E il sindaco deve fare gli interessi della sua città e il sindaco deve muoversi per spingere tutti a questa strada che la collaborazione fa. Vorrei dire, noi abbiamo una grande opportunità, grande, come sta parlando. E per la competenza e il ruolo che ha in Europa, Draghi, il governo Draghi, questa unità, come dice l'unità di tante forze politiche, noi allora dobbiamo costruire una unità della città. Anche dopo la battaglia elettorale ci sarà una maggioranza e una opposizione, ma il sindaco deve tenere a un tavolo di concertazione e di dialogo con l'opposizione. Sempre. E deve saper dialogare con Santa Lucia e con Palazzo Vecchio. Se c'è questo, io non penso sia dura e dura, ma si può fare. E d'altra parte, per me, che da ragazzino ho combattuto il non esibolismo, se mi capito, è perché so che non di più, ma so anche che si può fare. Grazie a tutti.